Salve a tutti e benvenuti a Glam Music. Vi ricordo che siamo in diretta e potete interagire con noi e commentare con i nostri ospiti qui sotto. Stasera con noi Quadro Sonar, gruppo toscano che ha aperto i palchi di artisti nazionali ed esteri, e insieme a loro ci saranno il duo delle palermitane Karma, che sono state proprio ieri su Rai 2 con Resta a casa e Vinci. Benvenuti ragazzi! Ciao! Vediamo se in regia fanno questa magia. Benvenuto Francesco Thomas Ferretti dei Quadro Sonar. Benvenuti a voi, grazie mille. Con noi ancora Alessio Landi, sempre dei Quadro Sonar. Ciao! Matteo Quiriconi, che sta le battaglie. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti, anche a voi. E ora le due donne, le due palermitane, dove sono? Sono bellissime, tra l'altro in puntata sveleremo anche uno scoop. Benvenute ragazze, stavo dicendo che in puntata ci sarà uno scoop su una di voi due, sì. Quindi potranno commentare. Intanto entriamo subito nel vivo della puntata e del tema della serata, che è quello della live performance. Allora, io vorrei sapere da voi che differenza trovate nel vivere il palcoscenico, la live performance, nei club o nei teatri, piuttosto che nel viverla all'interno di un programma televisivo, magari preregistrato, senza pubblico. Siete più animali da palcoscenico oppure vi piace anche stare dietro le telecamere, magari quando girate i videoclip, insomma fare qualcosa di più introspettivo? Iniziamo con i Quadro Sonar e con Francesco Thomas Ferretti. Allora, per quanto riguarda ovviamente il discorso degli animali da palcoscenico, lo siamo, cioè essenzialmente, almeno parlo per noi, e chiaramente fare live ha tutto un altro significato rispetto che non a fare, cioè per quanto sia oggi necessario e utile fare questo tipo di trasmissioni, però suonare dal vivo è tutta un'altra cosa, insomma, hai l'interazione con il pubblico, tra di noi ci guardiamo, capiamo se c'è qualcosa da correggere, ci diamo la carica l'un con l'altro, insomma è anche un'emozione per quanto riguarda il contatto. È un rimando continuo di energie. Esatto, ed emozioni, energie, perché ovviamente l'adrenalina sul palco, anche a volte un po' di nervosismo, perché magari c'è qualcosa che non funziona in quel momento, quindi devi trovare subito una risoluzione al problema. Ci sono tutta una serie di dinamiche che però poi, quando vedi che le persone partecipano attivamente al tuo concerto, magari cantano anche le canzoni, è un'esperienza che è difficilmente paragonabile con uno studio televisivo. Voi di palchi ne avete calcati veramente tanti, avete aperto i concerti, voglio ricordare, ai Subsonica, Tormento per quel che riguarda gli italiani, e poi ricordami un po' tu, Grand Floor nel 2008 e Kendra, ricordami quello è diciamo il gruppo precedente a questo di Quadro Sonar, quindi sì, abbiamo fatto con quell'esperienza lì, abbiamo fatto anche un tour in Francia, poi abbiamo fatto Lucca Summer Festival, che è una vetrina molto importante, lo vincemmo. E poi con i Quadro Sonar abbiamo continuato, abbiamo fatto tour, diciamo concerti, ancora tour è un po' presto, però molti concerti all'interno anche dei teatri. Abbiamo fatto tanti teatri e tanti palcoscenici, invece darei voce al duo Karma, Maria Corso e Carlotta, Tagliareni, che è la figlia, per quanto riguarda la performance all'interno di uno spazio televisivo. Sì, io soprattutto ho fatto tanta TV nazionale, devo dirti che sicuramente rispetto al teatro la televisione è tutt'altra storia, e perché il pubblico... noi per esempio, quando io lavoravo con Pippo Baudo in Rai, noi avevamo un pubblico presente lì in studio, però devi immaginare che al di là della telecamera c'è un pubblico a casa che ti segue, vero? Sì, assolutamente, può sembrare un luogo un po' più asettico, più distaccato dal teatro, effettivamente lo è,
Però poi in realtà sapere che arrivi alla gente a casa è una cosa molto bella. Sì, noi C'è abbiamo fatto anche sempre televisione, questo. Abbiamo partecipato a diversi programmi nazionali anche insieme. Io ho iniziato una carriera da solista, ho fatto Rai con Pippo Baudo 900, 900, un sì, programma ricordate per molto questo programma. importante che è andato in onda su Rai 3. E poi ho coinvolto anche Carlotta e insieme abbiamo fatto tante cose nazionali, tra cui Cultura Moderna, andato in In onda onda un un paio di anni paio di anni fa fa, sì. su Italia 1 Con Gianna quando Mucari. ho andato Mammucari, è proprio ieri. Ieri in Rai 2 Siamo con stati Elsa su Rai Canna e 2. Vinci, dove avete anche Sì. cantato lì. Sì, abbiamo Sì. cantato, abbiamo fatto una cosina Penso a a cappella. cappella. Quindi Sì. ritorna sempre il tema della musica all'interno di uno spazio televisivo e comunque sempre Assolutamente. uno scambio di comunicazione di energie con il pubblico. E stanno Sì. tra l'altro commentando, mentre voi parlavate, arrivavano i commenti, ho letto di Gioacchina, di Maria, insomma, li ringraziamo. Fate anche delle domande. Complimenti Alessandra, bellissima, grazie Gio. Bel programma, grandi quadro sonar, Varo Cavalli. Fate qualche domanda che vorreste, insomma, sentire dai nostri ospiti. Ho ascoltato Siamo meno soli in due, da brivido. Allora, grazie Gioacchina che mi fai questo gancio, perché facciamo così, vediamo un estratto del singolo Siamo meno soli in due, che è dei quadro sonar, e poi ne riparliamo in studio. Ed il cielo che si sta schiudendo, l'aria ora più fresca, la solitudine, la tempesta, con due passi e le fermate, tra i ricordi di silenzi. E ti guardo rallentare mentre fuori il temporale, mentre tutto va a puttane. Se la vuoi accettare, siamo meno soli in due, siamo meno soli in due. Siamo di nuovo in diretta con Glam Music. Abbiamo appena visto un estratto del video Siamo meno soli in due dei Quadro Sonar che anticipa l'uscita del disco, la composizione dell'aria. E parla Matteo di questo nuovo singolo che è uscito tra l'altro un mese fa all'incirca. Quindi Eccoci, sì, abbiamo bravissima. visto. All'incirca un mese fa, il 16, buonasera a tutti. Intanto, di nuovo, è Matteo. Nuovamente. uscito il 16 di ottobre. È stato un video realizzato da un bravissimo regista, Emiliano Dalle Piagge, coadiuvato da Vladimiro D'Angella, che ha fatto anche la produzione del singolo e poi del disco che uscirà a primavera. Quindi, insomma, speriamo che le cose cambino e diventino un pochino più possibili rispetto a questo periodo. E il video è stato girato in un paesino dove abito io qua a Monte Carlo, in provincia di Lucca, È e è una bella... bellissimo, bellissimo perché Conosci? io l'ho Ci visitato. sei Sì, è stata? Molto carino. infatti. È una storia, un po' come lo è il singolo, insomma, poi noi vi invitiamo, più che parlarne, vi invitiamo ad ascoltarlo, insomma, lo trovate su Spotify, su YouTube, su tutti. È una storia, una bella storia, dove nel video la storia è praticamente una ragazza che, un'artista che si trova a dover disegnare qualcosa e trova l'ispirazione in un ragazzo che sta suonando la chitarra. Ma come si vede non riesce a... durante il video appunto ci prova ogni giorno e poi si scoprirà in fondo, insomma, un finale particolare all'interno di un teatro, anche quello molto bello. Finisce in un teatro, appunto Finisce parlavamo di in teatri teatro. per la live performance. C'è un altro commento per voi di Gioacchina, diceva da dove arriva il nome Quadro Sonar? Chi vuole Allora, rispondere? questo... Questo, allora, Francesco dovrebbe essere un pochino più ferrato perché io e il bassista, Alessio, siamo arrivati un pochino dopo la nascita del gruppo, diciamo. Quindi Allora, lascio la parola. Francesco Thomas Ferretti è la voce dei Quadro Sonar, quindi facciamo parlare lui. Allora, praticamente la scelta, dunque, io e Salvatore, il batterista, siamo i membri storici, fondatori.
ovviamente Matteo e Alessio sono venuti, ma subito dopo, perché all'inizio cercavamo appunto di trovare la quadra con le persone con la quale suonare, e quindi hanno partecipato attivamente sia alla composizione che alla realizzazione del primo album, che ovviamente a questo che stiamo per realizzare, per far uscire. Il nome Quadro Sonar deriva dal fatto che volevamo un nome assolutamente inventato, non esisteva, e niente, la fusione tra due cose che io personalmente, oltre a essere un musicista, sono anche un pittore, e quindi quadro, e sonar, che richiamano le onde, quindi le onde wave, quindi la fusione con la musica, diciamo arte come pittura e musica come onde sonore, insieme viene Quadro Sonar. Allora, vi stanno facendo tanti complimenti sia Maria che Teresa torna bene. E... grazie mille Gioacchina, grazie davvero di cuore. Sono velocissimi, però la regia li deve mandare un po' più lentamente perché non riusciamo a leggerli. E, allora, torniamo al duo Karma. Dato che si è parlato del nome del Quadro Sonar, come mai il duo Karma? Questo è facile, insomma, intuirlo. Sono mamma e figlia, tra l'altro, non l'avevamo detto all'inizio. Sì. Ma non svegliamo chi è la mamma, è vero? Non si capisce chi è la mamma. No, io. Possiamo dirlo che sono io. La mamma è lei. Assolutamente. Allora, il nome... Perché da... Karma? Il nome Karma è perché intanto è l'acronimo dei nostri nomi, ossia Carlotta e Maria. E ha una duplice valenza in realtà, perché ci piaceva anche... il fatto che sia legato al destino, al fato, perché il karma, come sappiamo, è il destino, il fato, e quindi l'abbiamo scritto per questo con la K. Aspettate che c'è un altro commento. Mamma e figlia, siete il nostro orgoglio palermitano. Allora, grazie mille. Palermo fa la padrona, insomma, un pochino, perché anche io sono palermitana, quindi abbiamo un pubblico del sud. Secondo me stasera, avendo anche tre toscani, c'è anche tanta Toscana, quindi abbiamo unito queste due isole. E, allora ragazze, anche voi vi siete cimentate in un video vostro che è Profumi di Sicilia, anche se la canzone l'ha scritta il vostro... il nostro primo produttore, Ciro Barbato, Profumi di Colori, il brano. Sì, è carino, molto estivo, è stato girato, il videoclip è stato girato a Cefalù, che è un paesino molto particolare del palermitano. Allora, vediamo un estratto e ritorniamo a parlarne in studio, va bene? Facciamo così. Con le mani ti vedo, con la pelle ti tocco nei miei sogni, e vado tra le stelle e prendo le più belle e ti sussurro piano: amore mio, ti prego, prendimi la mano e portami lontano, lontano ma con te. Siamo di nuovo in diretta con Glam Music. In questo momento stiamo parlando con il duo Karma, abbiamo appena visto un estratto del loro video Profumi di Colori, coloratissimo, in un'atmosfera suggestiva, quella di Cefalù, che è un posto magico. Bellissimo, bellissimo. Ci siamo divertite tantissimo, era aprile quando l'abbiamo girata, faceva freddo da morire, poi siamo tornate a casa con il giubbotto e i pantaloncini. E anche la febbre di influenza è venuta? No, speriamo di no. Il nostro aprile comunque è caldo. Siamo divertite. E curate molto il look, comunque anche i vestiti erano abbinati. Sì. Noi abbiamo sempre, anche adesso, come vedi, la stessa maglia di colore diverso. Quindi vestiamo, siamo mamma e figlia, sembriamo due sorelle. Dio Mammunca che addirittura ci chiamava le nostre gemelle. E quindi abbiamo un modo particolare di vestire, cioè vestiamo con lo stesso abito ma di colore diverso, come due gemelle particolari. Avete uno stylist o fate tutto da sole? No, facciamo tutto da sole.
Quindi potremmo anche fare un appello, se c'è uno stylist interessato a vestire il tuo karma, insomma, siamo no? disponibilissime, abbiamo tante eccellenze come Assolutamente sì, Davorin, assolutamente. insomma, che veste me per questa trasmissione, tante eccellenze in Sicilia e anche in Italia, quindi Sì, vediamo se magari ci assolutamente. Complimenti per l'abito, mi piace moltissimo. Grazie, grazie infinite. E grazie, insomma, allo stilista Davorin Cordone e Giusto. Meson. E stavamo dicendo che comunque è curato il look e Sì. avete anche, secondo me, dei ricordi legati a questi look, legati a questi abiti. E vorrei sapere Assolutamente sì. se c'è un ricordo particolare legato sia ad una canzone che ad un vestito. Allora, la Quali canzone, ti amo? sì, la canzone è proprio questa, il nostro primo singolo, legato a un vestito Bello. molto lungo e molto bello. Abbiamo cantato questo brano al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, che è un palcoscenico Molto importante. scalcato dai più grandi artisti internazionali. E ritrovarci lì in abito lungo su questo palcoscenico così importante è stato davvero Emozionante. emozionante. È indimenticabile. Quindi questo è il vostro ricordo che portate nel cuore. E dicono, oltre all'indiscussa bellezza c'è anche tanta bravura e c'è anche un gossip che sveleremo dopo, però i Quadro Sonar, perché diamo parola anche a loro e vi teniamo in caldo con questo gossip. E allora, ragazzi, Francesco, anzi Alessio, perché l'unico che ancora non Buonasera. ha parlato, Alessio, perfetto. E qual è il ricordo legato sia a un vestito che ad una canzone che porti nel cuore? Allora, sicuramente Canke Abbaia, ovvero il singolo estratto dal nostro album precedente a questo che uscirà, nel quale noi abbiamo impersonificato, diciamo, un'ambientazione western, cioè ci siamo travestiti da western, quindi dal buono, il brutto e il cattivo. E abbiamo girato il video nei pressi di San Giuliano Terme, che è una zona, un paese molto bello, diciamo montuoso, ecco, che la sua, diciamo, ha dei caratteri che richiamano un po' il far west. Genere cinematografico. Voi comunque sempre vi ispirate al cinema, sia nei testi delle canzoni che nelle melodie, vero? E anche nel videoclip, allora. Sì, c'è anche comunque una certa ispirazione verso il cinema. Certo, il cinema, l'arte figurativa e naturalmente la musica. Allora, Francesco fa il cantante, Francesco Thomas Ferretti dei Quadro Sonar e anche dipinge dei quadri molto molto belli. E volevo sapere, ecco Francesco in linea, e volevo sapere dal duo Karma se anche loro erano polivalenti dal punto di vista artistico, quindi se cantano e anche hanno altri hobby o altre passioni dal punto di vista artistico. Assolutamente sì, io sono pluristrumentista, laureata in violino, sono anche pianista, quindi arte musicale, anche Carlotta, Al ci sto conservatorio. provando. Sono laureanda in didattica della musica al Conservatorio di Palermo. E poi Carlotta ama recitare, sì, sono Quindi, orgogliosissima. perfetto, anche qui la recitazione, quindi qualcosa che ha a che fare Sì, con il cinema. Ma lo vogliamo assolutamente. svelare questo gossip che riguarda voi? Lo Lo vogliamo svegli tu? svelare? Sì, dai, lo Vediamo, svegliamo lo noi. svelo io che so tutto qui e vediamo se arrivano commenti. Una delle due, non diciamo chi, è ancora single. Vediamo se Quindi indovinate chi. vediamo se indovinate chi, commentate e vediamo se c'è qualcuno che scrive qualcosa, insomma, Vediamo, che accetta vediamo. qualche proposta, non dico di matrimonio, magari di No, 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 fidanzamento. matrimonio Matrimonio no, no. assolutamente, di Meglio no, fidanzamento meglio magari. evitiamo. Ecco, uomini generosi, va bene, l'importante è che siano generosi, diciamo così. Esatto. Complimenti Guarda, alla sono conduttrice, contenta per te. Complimenti grazie. Grazie. alla conduttrice. Vediamo, scrivete qualcosa, insomma, se no scrivete in direct message nella pagina Instagram di Maria Corso. Sì, E invece del assolutamente. Quadro Sonar, vediamo un po' qua, stiamo andando un po' sul gossip in questi ultimi minuti della trasmissione, stiamo quasi per terminare. Francesco, di nuovo con te, il single sei tu. Non No, 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 io non sono single. sei single. Ah, allora c'è una bellissima storia d'amore.
Certo, sì. Vabbè, ma non amo molto parlare delle mie cose personali. È Parliamo di nato musica, che è meglio. l'imbarazzo nel pallone più totale. Allora, so che qui un accasato è Matteo, ovviamente, che ha appena avuto un bambino. Francesco è pure innamorato. Alessio è innamorato? Non si Devo sa. rispondere No, per lui? non lo so. Alessio, tu sei innamorato? Anche tu sei in cerca? Intanto speriamo che mandino qualche commento. Non sono solo, Non ecco. nessuno è solo. Allora, l'ultima domanda, dai, per Francesco che voleva parlare di musica. Parliamo dell'altro singolo che sta per uscire, di questo disco La composizione dell'aria. Allora, dunque, Velocemente. brevemente, la composizione dell'aria l'abbiamo registrato con il produttore Vladimiro D'Angella No, che stavo leggendo la domanda. Sì, lo faremo assolutamente il tour in Sicilia, non vediamo l'ora, anche perché il nostro batterista è di origine siciliana, di Butera per la precisione, quindi invece Ilaria scrive dice, quando quando parte. parte il tour del Quadro Sonar? Dovrebbe partire, se tutto va come speriamo, in primavera, quindi da aprile a maggio. Ovviamente cause maggiori permettendo, abbiamo già alcune date fissate per quanto riguarda i teatri e anche qualche festival estivo che si terrà qua appunto in Toscana e non solo, perché probabilmente andremo anche a Roma appunto in concomitanza con l'uscita dell'album e speriamo appunto la Sicilia, perché no. Poi saluto anche Bianca, che sono il suo maestro di pianoforte. Bianca è una bambina adorabile di 6 anni E e niente. ovviamente mi segue, è innamorata del maestro. Allora, vediamo anche il tuo karma perché ci sono pochissimi minuti ancora. Ci sono tantissimi siciliani che sono collegati e vi stanno dicendo che vi aspettiamo in Sicilia, quindi fate una data perché Magari, comunque magari, più che volentieri. club, diciamo, insomma, dove si potrà fare questa live performance a breve, speriamo. Allora, ragazze, Maria e Sì, Carlotta, voi eccoci. anche avete in uscita un nuovo progetto? Sì, assolutamente. Intanto abbiamo un nuovo produttore, si chiama Raffaele Viscuso, ci sta producendo un brano con anche un bel videoclip, Sì, lo sì, possiamo sì, sì. anche dire, e uscirà in primavera e avremo come special guest Antonella Arancio, grande voce siciliana, catanese, che ha fatto 2 volte Sanremo con Più di così, Ricordi del cuore, una grande amica e una grande artista. Quindi In primavera speriamo, speriamo di poterlo presentare. in primavera anche voi, insomma, tantissimi si stanno tenendo dei Sì. progetti ancora un po' nel cassetto qualche mese perché poi è difficile fare live performance. Noi stiamo cercando di aiutare gli artisti anche con questo programma, insomma, per parlare dei loro progetti, dato che veramente in questo momento non si può fare nessuna performance live dal vivo. E poi nel frattempo, proprio all'inizio del 2021, uscirà il mio disco che racchiude i 25 anni della mia carriera. Ah, un Questo altro possiamo. scoop che sta regalando Sì. Maria al nostro programma e c'è anche una persona che ha capito che la single del duo è lei. Quindi, Perché che ecco, scrivono? l'avevano scritto poc'anzi mentre c'era Francesco che parlava Ah sì, non l'ho e letto. quindi hanno scoperto, insomma, chi era delle due. Ecco, Ah, è il sì, messaggio, l'hanno mandato dalla regia. ci Allora, avete azzeccato, è vero. speriamo che commentino prima che finisca la puntata. Facciamo salutare i Toscani, Quadro Sonar, perché stiamo per terminare. Se avete ancora qualche commento da fare, lo potete fare in questi ultimi minuti. Ringrazio Matteo Quiriconi, appunto, della batteria dei Quadro Sonar e anche Alessio Landi e rimane il cantante Francesco Thomas Ferretti. Allora, io saluto, vi rimando brevemente per chi fosse interessato il nostro sito che è www.quadrosonar.com. Abbiamo anche la pagina Facebook, ovviamente Quadro Sonar, la pagina Instagram e ovviamente anche la pagina YouTube. Siamo un po' ovunque, su Spotify ci trovate, su Deezer e chiaramente vi diamo appuntamento a quando uscirà il disco, che si chiama La composizione dell'aria, che brevemente è un concept album su tutto quello che riguarda l'aria, intesa sia come
come senso metafisico che filosofico, e quindi sarà tutto un collegamento a cerchio sull'aria. E niente, quindi dal quadro sonar io vi saluto e vi ringrazio per questo spazio, bellissima trasmissione. Grazie Francesco, io stavo leggendo mentre lui parlava un commento, insomma, a loro favore, che diceva che spaccano e piacciono molto. Io vi consiglio di cercarli, cercare anche su YouTube i vecchi singoli dello scorso album, perché sono tutti veramente molto belli. Loro sono talentuosi e ci sono anche le performance live, dato che in questa puntata abbiamo parlato di performance live. Andiamo al duo Karma, Maria sì. E Carlotta. Allora, sì. Ragazze. Allora. Noi vi aspettiamo, quando vi aspettiamo? In giro per la Sicilia? Sì. Speriamo. Intanto quando aspetta, possiamo fare una fotina? Guarda quanto siamo carine. Fate la foto. Non era mai capitato. Vi aspettiamo allora. In giro per la Sicilia, Covid permettendo, con il nostro nuovo singolo che uscirà in primavera. Inoltre, cercateci. Sì. Su Facebook abbiamo una pagina che si chiama Karma con la K e la M maiuscola, e su Instagram Karma Duo _. Vi aspettiamo numerosi. Grazie mille Alessandra per questo spazio. Grazie per l'invito. Grazie mille. Grazie a voi ragazze, devo dire è stata una puntata esilarante. Quando ci sono le donne in studio succede sempre qualcosa di imprevedibile, anche i selfie, insomma le proposte di matrimonio. Continuate a commentare, a mandarci direct message, perché tanto rispondiamo, sapete che io vi rispondo sempre subito dopo la puntata, anche in serata molto tarda. Vi ringrazio per essere stati con noi, questa è l'ultima puntata dell'anno e ci rivediamo l'8 gennaio 2021, sempre alle 21:30, con altre novità e altre puntate di Glam Music. Io vi auguro una fine dell'anno serena, insomma che l'anno prossimo possiamo ritornare ad abbracciarci, a baciarci, ad avere tanto contatto e soprattutto possiamo godere di live performance e di tanta buona musica. Grazie e alla prossima!